Ho sempre fatto il fotografo, il fotogiornalista. Tengo presente due cose molto importanti nel mio mestiere. Innanzitutto il valore della fotografia come elemento utile per la memoria e poi il dovere del giornalista, il dovere di raccontare, il dovere di denunciare le cose che si raccontano. Io negli anni in cui ho lavorato a Palermo, dall'89 al 96, ho raccontato praticamente attraverso queste fotografie la vita della quotidianità di una città che si confrontava con una guerra. La guerra è rappresentata da alcune cose dal punto di vista visivo, i bombardamenti, e Palermo ha avuto i bombardamenti, i cadaveri, i morti per terra nelle strade, e Palermo ne ha avuti tantissimi, e i soldati sono l'esempio massimo. E Palermo è stata occupata, è stata invasa dai militari immediatamente dopo le stragi. A distanza di 25 anni questo lavoro serve a raccontare cosa è successo alle nuove generazioni che non l'hanno vissuto, e serve ad alimentare la memoria per evitare che questo possa riaccadere. Nell'arco di quegli anni mi è capitato di realizzare una foto, che è la foto diciamo probabilmente più famosa tra quelle che insomma sono rappresentate questa sera, che è la foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E io ho raccontato la violenza, ho raccontato molti morti, spesso si è raccontata la mafia attraverso i morti, anche i cadaveri eccellenti. Falcone e Borsellino invece no, siamo abituati a vederli vivi attraverso questa foto, attraverso questo sorriso, e questo sorriso probabilmente riesce a darci una speranza, riesca a dare agli studenti, ai giovani, agli anziani, a quelli che avrebbero dovuto fare qualcosa e ancora non l'hanno fatto, questa forza per riuscire a combattere ancora di più contro la violenza mafiosa. Una mostra che appunto va a inserirsi nel contesto della settimana Raccontiamoci le mafie, la nostra rassegna, che vuole essere un percorso di formazione civile aperto ovviamente ai cittadini, alle istituzioni e a chiunque sia interessato a questi argomenti, perché come recente esito del processo Pesci ci ha detto, la criminalità organizzata, le mafie sono presenti e purtroppo attive nel nostro territorio. Questa immagine divenne un'immagine simbolo in cui si rispecchiavano soprattutto non i segni della morte ma i segni del riscatto. Borsellino e Falcone stanno conversando piacevolmente accanto l'uno all'altro. Questa immagine fu immediatamente catturata dai media, fece il giro del mondo e divenne simbolo di una rottura dell'omertà, di un momento in cui i siciliani, la Sicilia, si ribellava, provava indignazione e reagiva soprattutto a quello che stava avvenendo. Tutte le 30 e più foto che sono presenti qui al MAM danno soprattutto una capacità, il segno della sua capacità di equilibrio tra il saper raccontare e il saper fare fotografia. Per questo è degno di stare in questo museo, è degno soprattutto di incontrare gli amici del MAM e gli artisti, i personaggi che frequentano questo museo.